Camilla, la duchessa di Cornovaglia, diventerà la regina una volta che il principe Carlo salirà al trono per evitare umiliazioni per lui, ha affermato un biografo reale. Camilla, la duchessa di Cornovaglia, riceverà il titolo di regina invece di principessa consorte per evitare imbarazzo al principe Carlo. La biografa reale Penny Junior ha affermato che il principe Carlo è estremamente orgoglioso e grato a Camilla per aver sacrificato i suoi bisogni per essere al suo fianco. La regina ha indirettamente accettato Camilla come regina quando le ha conferito il massimo onore, l'ordine della giarrettiera questo nuovo anno. La duchessa di Cornovaglia è uno dei membri più preziosi della famiglia reale che ha conquistato i cuori con il suo duro lavoro e la sua lealtà nei confronti della monarchia. Ha detto la signora Junior, la biografa reale Penny Junior ha detto a Podcast Royal, ho il sospetto che si chiamerà Queen perché penso che Charles troverebbe molto umiliante chiamarla in altro modo. È estremamente orgoglioso di lei, estremamente grato a lei, per tutto ciò che ha sacrificato per stare con lui. Come penso, anche se Clarence House ha sempre protestato e detto, no, no, sarà la principessa consorte. Penso che in realtà verrà il giorno in cui diventerà la regina, e penso che abbiamo visto la regina stessa condonarlo in un modo non detto, solo un paio di settimane fa, quando ha nominato il suo membro della giarrettiera, che è stato il più alto livello d'onore che avrebbe potuto regalare a Camilla. E penso che fosse un'indicazione, una gratitudine per il suo duro lavoro, per la sua discrezione, per la sua lealtà, e penso di aver riconosciuto che è un membro della famiglia molto molto prezioso. Sua Maestà ha conferito a Camilla il titolo più onorevole dove è stata nominata Royal Lady del nobilissimo ordine della giarrettiera. È il titolo più antico e anziano degli ordini cavallereschi. Lo storico e autore reale Ugo Vickers ha espresso le sue opinioni sullo stesso al Mail Online, arriva all'inizio di quello che sarà l'anno del giubileo di platino della regina, legando insieme la cerchia ristretta della famiglia reale dopo 12 mesi di turbolenze, polemiche e profonda perdita personale.